Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul canale dell'Uncinetto d'Argento. In questo video andiamo a realizzare insieme un capo di abbigliamento. Era da un po' di tempo che non facevo un progetto di questo tipo e ho deciso di fare un qualcosa un po' controcorrente. Solitamente i ponci granny presentano due punte sul nostro lavoro, una sul davanti e una sul retro, e ho deciso di fare un qualcosa di diverso. In questo lavoro la punta del nostro poncio è solamente sul davanti, mentre sul retro il nostro lavoro rimane dritto, quindi si tratta di un poncio monopunta. Come sempre, pensando a tutte le principianti che seguono il mio canale, ho deciso di farvi un progetto semplicissimo e adatto a tutte le taglie, quindi non c'è veramente nessuna difficoltà nel realizzare questo tipo di poncio. Partiremo da una base di catenelle e rispettando il multiplo voi potrete realizzare questo progetto per tutte le taglie, soprattutto può essere fatto anche per bambini, non solo per adulti. Ho scelto un filato veramente molto particolare di cui vi parlerò tra poco e che potrete acquistare sul sito di Francesca, la mia amica del negozio ItaliArtisan. Molto probabilmente sul video vi metterò delle fotografie di questo poncio indossato dal mio manichino, che è un manichino della Prime, se foste interessate ad acquistarlo, il Prima Donna, in modo che possiate rendervi veramente conto della vestibilità di questo progetto, che immagino sul tavolo non lasci molto spazio alla fantasia. Perciò andiamo a scoprire i materiali che ho utilizzato e iniziamo subito il nostro progetto. Questi sono tutti i materiali che ci servono per realizzare il nostro poncio, uncinetto e filato. In particolare utilizzerò un uncinetto numero 4 e come filato ho scelto questa meravigliosa Cakes, la Cakes Natural Cotton, che potete trovare sul sito di ItaliArtisan. Vi lascio il link qui sullo schermo e nelle informazioni subito sotto il video. Io ho già tolto l'etichetta per poter realizzare il campione del nostro progetto, ma ve la faccio vedere. Questa Cakes fa parte della linea di filati ICE ed è una Cakes 100% cotone. Ciascuna cake pesa circa 200 grammi ed ha una resa di circa 430 metri. Lavorabile con uncinetti e ferri numero 4. Questo filato, così come tutti i filati della linea ICE rivenduti da ItaliArtisan, viene venduto a lotti. In particolare il lotto di questo filato comprende due cakes, quindi potrete realizzare tramite una cakes un progetto e con l'altra cakes qualcos'altro, oppure ripetere nuovamente il lavoro ad un prezzo molto contenuto per una grande qualità di filato. Poiché stiamo andando a realizzare un capo di abbigliamento, il primo argomento di cui parlare è sicuramente lo sviluppo della taglia. Nel pensare a questo poncio ho cercato di trovare una combinazione universale, cioè voi potrete creare questo poncio sia per bambini che per adulti in qualunque taglia, poiché rispettiate il multiplo di catenelle di base. Il multiplo di questo progetto è 3+1, quindi quando andremo a sviluppare la catenella di avvio basterà contare i punti di 4 in 4 e ovviamente, se abbiamo la possibilità di misurare il progetto quando siamo agli inizi direttamente sulla persona alla quale è destinato, saremo avvantaggiati. Se non abbiamo questa possibilità ci basterà semplicemente sapere la misura dello scollo che questa persona porta solitamente, quindi la misura da punta della spalla a punta della spalla. Come vi ho detto poco fa, inizieremo questo lavoro partendo da una fila di catenelle che rispetti il multiplo di 3+1, quindi conteremo le catenelle di 4 in 4. Una volta realizzate le nostre catenelle dovremo andare a chiuderle a cerchio. La cosa importante è che questo cerchio di catenelle passi agevolmente dalla vostra testa, che non sia troppo stretto ma neanche troppo morbido, perché potrebbe poi scendervi dalle spalle. Quindi, se ne avete la possibilità, misurate il progetto prima di continuare nella lavorazione. Voi ovviamente inizierete quindi realizzando un numero di catenelle che corrisponda alla vostra taglia. Io vi andrò a mostrare un campione dal quale poi potrete prendere lo spunto per proseguire nel vostro progetto. Comincerò quindi avviando una fila di catenelle contando i punti di 4 in 4. Completata la mia fila di catenelle vado a chiuderle entrando nella prima catenella lavorata e chiudendo il tutto con una maglia bassissima. Come vi ho detto, la cosa importante è che questo giro di catenelle passi agevolmente dalla vostra testa. Ovviamente sarà più grande perché questo è solo un campione. Andiamo quindi a realizzare una catenella e sopra ciascuna catenella che abbiamo fatto finora andiamo a fare un giro di maglia bassa normale. Quindi entriamo in ciascuna catenella che ci si presenta e lavoriamo una maglia bassa. Arrivati a fine giro, davanti a noi abbiamo la catenella e la prima maglia bassa lavorata. Andiamo ad entrare nella prima maglia e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. E questo sarà il giro di avvio del nostro progetto. Ora iniziamo con la lavorazione granny facendo 3 catenelle. Come vi ho detto, questo tipo di lavoro si basa sul multiplo di 3+1 perché la lavorazione granny prevede 3 maglie alte e una catenella alternate, andando poi a lavorare negli spazi che creeremo con le catenelle. Le prime 3 catenelle di questo giro vanno a sostituire la prima maglia alta di un gruppo di 3. Quindi vado nella maglia successiva e lavoro una maglia alta, vado ancora in quella dopo e realizzo un'altra maglia alta, dopodiché faccio una catenella. Questo modulo di 3 maglie alte più una catenella è quello che ripeteremo poi per tutta la nostra lavorazione. Andiamo quindi a saltare una maglia che corrisponde alla catenella che noi abbiamo fatto ed entriamo nella maglia successiva, lavorando una maglia alta. E poiché il nostro modulo è composto da 3 maglie alte, ne facciamo ancora 2 nelle maglie successive. Quindi 1, 2 e una catenella. Quindi continuiamo, saltiamo una maglia, entriamo in quella successiva facendo una maglia alta, altre 2 maglie alte. Quindi continuiamo così, saltando una maglia, 3 maglie alte e una catenella, salto una maglia, 3 maglie alte e una catenella fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, ovviamente dobbiamo avere un'ultima maglia libera che è sostituita dalla catenella che abbiamo fatto e dobbiamo andare a chiudere il lavoro. Quindi entriamo nella terza catenella con la quale abbiamo avviato il giro e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. E questo sarà il risultato. Avremo dei gruppi di 3 maglie alte e una catenella separati da questi spazi che si creano poiché abbiamo saltato una maglia di base e sono importanti perché da questi partirà lo sviluppo di tutto il nostro progetto. Andremo adesso a fare il giro che delineerà la punta del nostro poncio. Poiché qui abbiamo apertura e chiusura a giro, ho deciso di sviluppare la punta del poncio esattamente dalla parte opposta del progetto, alla sua metà. Cominceremo quindi questo giro facendo le nostre 3 catenelle che, come vi ho detto, sono indispensabili all'inizio di ciascun giro perché sostituiscono la prima maglia, e andiamo a ruotare il nostro lavoro. E poiché il nostro multiplo è costituito sempre da 3 maglie alte più una catenella, dobbiamo andare a lavorare altre 2 maglie alte e la catenella. Dove le andiamo a lavorare? Le andiamo a lavorare in questo spazio, quello che si è creato in questo giro avendo saltato una maglia. Quindi filo sull'uncinetto, passo sotto e dentro all'interno del foro, prendo il filo e lavoro 2 maglie alte. Questa è la prima, prendo il filo, entro all'interno del foro, porto fuori e lavoro una maglia alta e faccio ovviamente una catenella. Queste sono le prime 3 maglie alte e una catenella del mio giro. Proseguo quindi andando a lavorare il mio nuovo gruppo di maglie alte all'interno di questo foro. Quindi entro così e una catenella. Stessa cosa nel foro successivo. La cosa ovviamente importante è questa: le maglie dovete lavorarle passando all'interno del foro, non nella catenella che noi abbiamo fatto, perché altrimenti il lavoro viene tiratissimo e non rimane assolutamente con la stessa texture per la quale io ho pensato questo progetto. A questo punto siamo quasi arrivati, nel mio caso poiché questo è un campione, alla metà del mio lavoro. Da che cosa me ne accorgo? Basta semplicemente piegare il lavoro a metà e potrete notare che ho ancora un gruppo di maglie libere e poi sarò esattamente alla metà del mio lavoro. Per essere sicure di non sbagliarvi a trovare la metà, voi potete contare ovviamente i quadratini o il numero di punti. Diciamo che ad occhio, una volta piegato il lavoro, si intuisce qual è il foro che costituisce la metà del lavoro, però ovviamente voi potete andare anche a contare. Quindi io adesso vado a lavorare il mio ultimo gruppo di maglie alte e una catenella e poi andremo a realizzare la punta del nostro poncio. Come si realizza la punta del poncio? Andiamo sempre a realizzare le nostre 3 maglie alte e una catenella. E invece che passare al foro successivo, ripetiamo questo passaggio ancora una volta, quindi creiamo un aumento fatto di 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e una catenella nello stesso foro. In questo modo abbiamo creato la punta del nostro poncio, ma lo vedremo bene nei giri successivi. Continuiamo quindi lavorando le 3 maglie alte e una catenella nei fori successivi fino ad arrivare a fine giro. Ed eccoci arrivati alla fine del giro. Andiamo a chiudere come sempre entrando nella terza catenella delle prime 3 che abbiamo fatto per iniziare il nostro giro, chiudendo il tutto con una maglia bassissima. Facciamo 3 catenelle e voltiamo il lavoro. Come vedete, se io divido il lavoro perfettamente a metà, in questo spazio ho creato un aumento che andrà poi a costituire la punta del mio poncio. Come si procede per i giri successivi? Continuiamo facendo le nostre maglie alte e una catenella, come vi ho spiegato, all'interno dei fori fino ad arrivare alla punta. Arrivati alla punta del poncio, andiamo come sempre a lavorare le nostre 3 maglie alte e una catenella all'interno del foro tra i 2 aumenti. E ripetiamo nuovamente l'aumento, quindi ogni volta che ci troviamo nella punta del nostro poncio dobbiamo lavorare un totale di 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e una catenella nello stesso punto. In questo modo. E continuare poi per tutta la nostra lavorazione mantenendo sempre il multiplo di 3 maglie alte e una catenella. Fino alla fine del giro. E andiamo poi a chiudere il tutto come sempre lavorando una maglia bassissima nella terza catenella con la quale abbiamo avviato il lavoro. Dopodiché facciamo di nuovo le nostre 3 catenelle, voltiamo il tutto e continuiamo poi lavorando come vi ho mostrato, quindi 3 maglie alte e una catenella in ciascun foro e un aumento costituito da 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella al centro del nostro lavoro dove abbiamo la nostra punta. Vi faccio vedere il risultato in grande sul poncio che ho realizzato io, che avete visto sul manichino. Il progetto con le misure reali sarà molto simile a questo, ovviamente dipende anche dalla taglia, se lo fate per un bambino o una bambina sarà sicuramente più piccolo. Questo progetto infatti è anche unisex e può essere utilizzato anche per un maschietto. Questa è la misura che io ho preso su di me e sul mio manichino, potete vedere che è abbastanza grande. Potete vedere come abbiamo iniziato il lavoro con il nostro giro di maglia bassa, abbiamo poi proseguito con le 3 maglie alte e una catenella per il primo giro e poi abbiamo iniziato a realizzare gli aumenti per formare la nostra punta. Aumenti costituiti, ve lo ripeto nuovamente, da 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella nello stesso foro, che si vanno poi a ripetere per tutta la lunghezza del nostro poncio. E terminiamo poi ciascun giro ripetendo la normale lavorazione di 3 maglie alte e una catenella in ciascun foro e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella con la quale abbiamo iniziato ciascun giro. Per quanto riguarda la lunghezza del poncio, io vi consiglio di non andare oltre la distanza tra la spalla e la punta del vostro gomito, ma se la volete fare più lunga avrete sicuramente un effetto quasi più a mantella che a poncio. Però anche questo, come sempre, è a vostra discrezione. Io adesso continuerò la mia lavorazione e ci rivedremo alla fine del progetto per andare a personalizzarlo insieme. Ed eccoci di nuovo insieme, questo è il risultato che io ho ottenuto dopo diversi giri di lavorazione. Sono quasi arrivata alla fine della mia cakes, mi sono tenuta un pochino di filato per fare il bordo del mio poncio monopunta. Come vi ho detto, la lunghezza di questo progetto dipende unicamente dal vostro gusto, potete farlo un pochino più corto, quindi una sorta di scaldacuore, oppure un pochino più lungo. Questo è quello che si ottiene utilizzando praticamente tutta la cakes. Ovviamente se si vuole ottenere un risultato un pochino più grande vi consiglio di utilizzare anche la seconda cakes. Come riferimento vi posso dire che questo lato, che è quello che dovrebbe andare dalla spalla al gomito, io l'ho fatto di una lunghezza di circa 30 cm e arriva preciso alla punta del mio gomito. Quindi una volta deciso quanto dovrà essere lungo il nostro poncio, arriviamo insieme a chiudere questo giro e facciamo il profilo del nostro progetto. Una volta lavorate le ultime 3 maglie alte e una catenella nell'ultimo spazio, andiamo a chiudere l'ultimo giro della nostra lavorazione stile granny facendo una maglia bassissima nella terza catenella che compone l'inizio del nostro giro. Se volessimo fare dei giri in più, come sempre, dovremo fare 3 catenelle, ma adesso andremo a fare un semplicissimo bordo di chiusura. Facciamo quindi una catenella e andiamo a lavorare sopra ciascuna maglia che ci si presenta una maglia bassa. Quindi lavoreremo una maglia bassa sopra le 3 maglie alte, sopra la catenella di separazione tra i nostri gruppi di maglie alte e continueremo così fino alla fine del giro. Vedete che è un bordo veramente molto semplice e che va comunque a chiudere in bellezza il nostro lavoro. La cosa importante è ovviamente andare a lavorare sopra ciascuna delle maglie alte e sopra ciascuna catenella per non perdere nessun punto, altrimenti il nostro poncio tenderà un pochino a sformarsi. Continuo così per tutto il poncio e ci vediamo alla fine del giro. E una volta arrivati al termine del giro entriamo nella prima maglia bassa lavorata e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. E adesso non ci resta altro che sfilare il filo e andarlo a nascondere all'interno della lavorazione. E una volta nascosti i fili all'interno della lavorazione, io andrò ulteriormente a personalizzare il mio progetto. Andrò a cucire sul mio poncio una delle targhette personalizzate in ecopelle che Fata Morgana ha realizzato per me. Vi lascio il link alla sua pagina Facebook qui sul video e nel box informazioni. Come avete visto, si tratta di un progetto semplicissimo e veramente alla portata di tutti, soprattutto delle principianti, e poi lo stile granny non passa veramente mai di moda. E ovviamente la particolarità di questo progetto è quella di essere monopunta, quindi non avrete il problema di trovare il dritto e il rovescio del vostro lavoro. E ovviamente anche il retro è molto carino, rimane dritto e lascia comunque la libertà di movimento alle nostre spalle e alle nostre braccia. Come vi ho detto, è un progetto unisex. Io ho scelto di farlo in questa varietà di colori veramente molto bella. Vi ricordo che questo filato potete acquistarlo sul sito di ItaliArtisan e ovviamente potrete riprodurlo anche con un filato monocolore. Sul suo sito potete trovare veramente tantissimi gomitoli e tantissimi filati, e ovviamente io l'ho realizzato in cotone, ma visto che andiamo incontro all'inverno-autunno potete realizzarlo tranquillamente anche con un filato lanoso. Ovviamente adeguate il numero di uncinetto al tipo di filato che scegliete di utilizzare. Mentre per quanto riguarda lo sviluppo della taglia, come vi ho detto, non c'è una particolare difficoltà, basta rispettare come sempre il multiplo di catenelle di base e poi andare a sviluppare il progetto così come vi ho mostrato. Vi ricordo inoltre, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i prossimi video che andrò a pubblicare. Non dovrete far altro che cliccare sul pulsante iscriviti subito qui sotto il video e poi cliccare sulla campanellina che apparirà a fianco al pulsante iscritto, così ogni volta che pubblicherò un nuovo video riceverete una notifica in tempo reale. Perciò con questo bellissimo poncio monopunta io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!